questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo twin set composto da smanicato più coprispalle a maniche corte, che io ho deciso di chiamare matita. Questo perché il filato che ho utilizzato per realizzarlo si chiama appunto matita. Molti di voi se lo ricorderanno perché l'anno scorso l'abbiamo già utilizzato per realizzare lo smanicato geranio, quello bello lungo. Questa volta invece ho deciso appunto di realizzare una maglia con coprispalle. Il colore che ho usato io è questo, che è il 42, guardate che splendide sfumature, ma voglio farvi vedere anche altri colori disponibili sul sito che abbiamo riassortito da poco. Guardate, questo è spettacolare, ma c'è blu, c'è anche questo, quindi vi potete sbizzarrire perché oltre questi colori ce ne sono veramente tanti altri. Parliamo del quantitativo. Ora, questa è una taglia S, quella che indosso, e io ho utilizzato 3 di questi gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5. Ora, per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, per una taglia L ve ne occorrono 5. Mi raccomando però, se volete fare il coprispalle più lungo, se siete una taglia S vi occorrono 4 gomitoli. Taglia M vanno bene sempre 4 gomitoli, a meno che non volete fare maniche lunghe, in quel caso prendete 5. Per una taglia L, XL ne servono 5. Per quanto riguarda la lavorazione, vi posso dire che è semplicissima, perché sono 2 giri che vanno sempre ripetuti. E abbiamo questo motivo molto semplice, perché ho voluto dare più risalto al filato e al colore, più che al motivo da realizzare, quindi semplicissimo. Si lavora in tondo, si arriva poi agli scalfi e si dividono la parte dietro e la parte avanti, e poi si lavora separatamente per cucirli sulle spalle. Per quanto riguarda invece il coprispalle, guardate qua che meraviglia, anche in questo caso ho ripetuto sempre i 2 giri. È un lungo rettangolo, quindi le catenelle iniziali sono la lunghezza appunto del vostro coprispalle, che si lavora in altezza, poi si piega su se stesso e si vanno a cucire le maniche. Quindi molto semplice anche questo. Volevo appunto dare qualcosa di semplice, facile da fare, veloce da fare, e questa era l'opzione migliore. Detto ciò, spero che anche queste due creazioni vi piacciono, che desideriate realizzarle. Se così, poi mi raccomando, mandatemi come sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia con coprispalle, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Fil linea matita, che se ricorderete l'abbiamo già utilizzato l'anno scorso per creare lo smanicato geranio. Questa volta però ho optato per il colore 42, guardate che meraviglia che ha queste sfumature che vanno dal rosso al verde al blu, ma qui abbiamo anche altre sfumature, una più bella dell'altra, guardate questa quanto è bella, e quindi la utilizzeremo per fare sia la nostra maglia smanicata che un coprispalle però a mezze maniche da abbinarci sopra con lo stesso punto, una cosa comunque molto semplice. Allora, io vi dico già che qui vi farò vedere un piccolo campione per la maglia. I giri da fare sono 2, quindi sono semplicissimi, e io vado a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Ora, nella mia maglia vera e propria che sto lavorando adesso, vi faccio vedere, eccola qui, guardate che meraviglia, io ho montato con l'uncinetto però del 4 e del 5, per avere quindi le catenelle che non stringono, 108 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Ora, con 106 catenelle io riesco ad ottenere una circonferenza di circa 84 centimetri, quindi mi raccomando, per la taglia M, per la taglia L bisogna montare più catenelle. Io vi consiglio, visto che comunque stiamo parlando di 6 catenelle, di montare almeno 4 motivi in più per una taglia M, 8 motivi in più per una taglia L, anche 10-11 motivi in più per una taglia XL. Quindi naturalmente, come vi dico sempre, montate le catenelle tenendo conto del multiplo, in questo caso 6 catenelle, per arrivare ad ottenere la larghezza o dei fianchi o del seno, a seconda di cosa avete più largo. Detto ciò, quindi io qui ho un piccolo campione e possiamo andare a fare i nostri giri. Come vi ho detto, sono 2 giri semplicissimi, veramente molto semplici, perché voglio dare risalto al filato più che al punto. E quindi andiamo subito a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, maglia alta,
catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi si saltano sempre 2 catenelle, si va a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, si rientra maglia alta. Mi raccomando, per vedere se avete montato giusto, quando andate a finire il giro, e naturalmente io farò vedere come finire il giro, dovete avere un numero pari di ventagli. Se avete un numero dispari, avete sbagliato a contare, quindi rifate da capo. Dovete avere un numero pari di ventagli, quindi io continuo a lavorare in questa maniera. Vi farò vedere appunto come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Sto terminando quindi il primo giro, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ora devo iniziare il secondo giro. Per evitare che si vede comunque la fine e l'inizio del giro, andiamo a fare un piccolo modifica di come in realtà andiamo solitamente a chiudere e iniziare un altro giro. Allunghiamo un po' il nostro, tiriamo un po' la nostra assola, entriamo dentro l'archetto, però da dietro, vedete, in questa maniera, prendo l'assola e la tiro fuori. A questo punto rientro sul davanti, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco e vado a fare una catenella. Questa è la mia maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e ho fatto il mio ventaglio. Come potete vedere, in questa maniera la lavorazione avviene, che non si vede che qui c'è fine inizio giro, ve ne accorgerete soprattutto quando andrete a lavorare. E procediamo, andiamo nell'archetto del ventaglio successivo e andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi 1 2 3, e le chiudiamo insieme. Catenella di separazione, rientriamo e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, e le chiudiamo insieme. E adesso si ricomincia da capo. Nel ventaglio successivo andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Nel ventaglio successivo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3, e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, e le chiudiamo insieme. E si ricomincia da capo, quindi ventaglio successivo, di nuovo ventaglio normale, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ventaglio successivo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse, 1 2 3, e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse, 1 2 e 3, e le chiudiamo. E io adesso vi faccio vedere la fine del giro, quindi si fa questo sempre per tutto il giro, quindi ventaglio normale, catenella, rientro un'altra maglia alta. Vedete, io termino il giro andando a fare di nuovo il ventaglio con le 3 maglie alte chiuse insieme, quando qui ho iniziato col ventaglio normale, proprio perché devono essere alternati. Per questo vi ho detto prima che dovevate avere un numero pari appunto di ventagli. Quindi andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse, 2 3, e le chiudiamo insieme. Catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse, e le chiudiamo insieme. Questi sono i 2 giri che dobbiamo sempre andare a fare per tutta la nostra maglia. Terminiamo con facendo sempre una maglia bassissima nella prima catenella, perché vi ricordo noi abbiamo fatto il giochetto e poi 2 catenelle, entriamo nella prima, andiamo a fare la maglia bassissima e si ricomincia facendo di nuovo il primo giro. Quindi facciamo come prima, tirate un po' l'asola, entrate con l'uncinetto da dietro, prendete l'asola, portatela fuori e vi alzate, rientrate dentro nella parte avanti, prendete il filo e tirate, e andate a fare la catenella, prendete il filo, uscite dalle 2 catenelle, e poi una catenella che vi può vale quindi a terminare la maglia alta, e un'altra catenella, rientriamo maglia alta. E a questo punto andiamo a fare il nostro primo giro, quindi in ogni ventaglio andiamo a fare il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ventaglio successivo, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Maglia alta, catenella, rientro maglia alta.
Quindi io procederò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza necessaria della mia maglia. Vi dirò naturalmente quante volte l'ho ripetuta e poi vedremo come andare a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, ho ripetuto i due giri per 14 volte e per me come lunghezza va più che bene. A questo punto si vanno a mettere i marcapunti. Per mettere i marcapunti io sono andata a contare i gruppi di tre maglie alte del ventaglio con le tre maglie alte chiuse insieme e io ne ho fatto in questa maniera. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avanti e 9 dietro. Mi raccomando, se ne avete uno in più, quello in più va sempre sul davanti. E il marcapunti l'ho messo nel ventaglio che mi separa l'ultimo e il primo dietro. Stessa cosa quest'altra parte, anche se in realtà qua l'ho spostato un po' perché dovendo lavorare poi mi dava fastidio. E adesso andremo a lavorare sempre lo stesso giro, però in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tondo, ma in giri di andata e ritorno. Ed è semplicissimo perché andiamo sempre a fare qui le nostre 3 catenelle che sono a prima maglia alta, catenella di separazione, rientra un'altra maglia alta e poi andiamo a lavorare normalmente il giro come il primo giro come abbiamo sempre lavorato, quindi andando sempre a fare un ventaglio in ogni ventaglio del giro precedente. Quindi veramente semplicissimo, io poi vi faccio vedere come terminare e come iniziare poi il secondo giro. Unica cosa, quando poi andrete a lavorare dietro dovete sempre riprendere la lavorazione da dove avete messo il marcapunti, quindi sia qui che qui. Io qui dove ho fatto il ventaglio, anche in questo caso mi andrà il ventaglio. Quindi adesso continuo a lavorare, vi farò vedere appunto come terminare il primo giro e come iniziare poi il secondo. Quindi come vedete sto per terminare il giro, quindi entro nell'ultimo ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi mi giro con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro, quindi qui andiamo sempre a fare il nostro ventaglio con una maglia alta, quindi 3 catenelle che sono a prima maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta e in quella successiva invece torniamo a fare i nostri gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi 1, 2, 3 maglie alte e li chiudo insieme, catenella, rientro di nuovo 3 maglie alte chiuse insieme e continuiamo quindi a lavorare così fino alla fine del giro. Quindi i giri sono, rimane sempre quelli due, non cambia assolutamente niente. Ricordate di fare in modo di fare sempre che il gruppo di 3 maglie, il ventaglio con i 3 maglie alte chiuse insieme sia sempre nella stessa linea, quindi così siete sicuri di fare bene il lavoro. E naturalmente io vi dirò quante volte ho fatto il giro prima di andare poi per arrivare poi alle spalle. E vi ricordo, per la parte dietro mi raccomando dovete entrare nella stessa marcapunto, nella stesso ventaglio dove avete fatto il marcapunto, iniziando sempre a fare il ventaglio e lavorare quindi dietro. Or dunque ho terminato la maglia, io alla fine ho ripetuto i due giri per 4 volte, quindi 1, 2, 3 e 4, sia avanti che dietro, e sono andata a cucire solamente per 3 cm ai lati, quindi da destra e a sinistra 3 cm per lato, lasciando lo scollo bello largo perché comunque questa è una maglia da indossare in estate, quindi dove volevo lo scollo bello largo. Adesso andrò a fare il coprispalle, non sarà un coprispalle con le maniche lunghe, diciamo che sarà una mezza manica, e adesso vi faccio vedere appunto come andare a fare. Il punto sarà sempre lo stesso, però come in questo caso lavoreremo in giri di andata e ritorno, quindi allo stesso modo come abbiamo lavorato per la parte di sopra, e vi dirò quante catenelle sono andate a mettere. Per realizzare il nostro coprispalle andremo sempre ad utilizzare lo stesso filato, quindi sempre il matita, lavoreremo sempre con un centro 4 e mezzo, mi raccomando montate le catenelle con un centro numero 5 in modo tale che le catenelle non vi stringano, e questa volta però non lavoreremo in tondo ma lavoreremo in giri di andata e ritorno, quindi la lavorazione è cambia poi il multiplo è sempre 6 ma va aggiunta alla fine una catenella in modo da avere l'inizio uguale alla fine. Nel mio caso io monterò 97 catenelle. Questo mi permetterà di avere una lunghezza del rettangolo di circa 75 catenelle, scusate, 75 centimetri. Mi raccomando, io non voglio delle maniche lunghe, le mie saranno delle mezze maniche, quindi voi le catenelle iniziali corrispondono a quanto volete lunghe le vostre maniche, quindi se le volete che arrivino al gomito, se volete che arrivino ai polsi, dovete mettere tante catenelle fino ad arrivare ad ottenere tale misurazione, quindi entrambi i bracci e le spalle, entrambe le braccia, scusatemi, e le spalle. Quindi più catenelle aumentate naturalmente più le maniche vi verranno lunghe. L'unica cosa, tenete appunto presente, multiplo di 6 a cui va aggiunta una catenella.
Nel mio caso, essendo delle mezze maniche, perché questo è un abbinamento che io voglio usare soprattutto in estate, non ho bisogno di fare le maniche troppo lunghe, più che altro serve per proteggermi un po' di più le spalle. Quindi i giri sono sempre due, solo che, come vi ho detto, cambiano leggermente l'inizio uguale alla fine. E andiamo subito a fare il nostro primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta. Catenella di separazione, entriamo nella prima catenella di base, andiamo a fare una maglia alta. Saltiamo 2 catenelle, entriamo nella successiva e di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. E continuiamo così per tutto il giro, quindi 2 catenelle, maglia alta, si saltano 2 catenelle, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Rispetto a quando abbiamo lavorato in tondo, questa volta i vostri ventagli non devono essere un numero pari, ma un numero dispari. Se è numero pari, avete sbagliato, perché significa che non avete poi l'inizio uguale alla fine. Quindi dovete avere un numero dispari di ventagli. Quindi io continuo a fare il mio ventaglio per arrivare alla fine. Vedete, in questo momento ne ho 5. Vado a fare il sesto ventaglio. E vado a fare il mio ultimo ventaglio, quindi entro nell'ultima catenella, scusate, 1 e 2, quindi qua, sì, e che cavolo, Elsa, ok, scusatemi, e quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. E quindi abbiamo fatto il primo giro e, come vedete, abbiamo un numero dispari. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo alzatevi un attimo con la catenella. Entrate con l'uncinetto da dietro, in questo caso facciamo così, andiamo avanti, prendiamo il filo, usciamo, andiamo a fare, prendiamo il filo, usciamo tutti e due, catenella, altra catenella, rientriamo maglia alta. E poi lavoriamo come abbiamo sempre lavorato il secondo giro, quindi nel ventaglio successivo andiamo a fare 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, rientriamo, 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme e si ricomincia. Ventaglio normale, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, ventaglio con le 3 maglie alte, quindi 3 maglie alte non chiuse e 3 e le chiudo insieme, catenella, rientro, 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Di nuovo ventaglio successivo, ventaglio normale, catenella, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta, ventaglio successivo di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella, 3 maglie alte non chiuse, 2 3 e le chiudiamo insieme e terminiamo andando a fare ventaglio nell'ultimo ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Quindi, come potete vedere, abbiamo l'inizio uguale alla fine. Ora questi due giri vanno ripetuti fino all'altezza desiderata del vostro rettangolo. Tenete presente che dovete considerare che quando andremo a piegare il rettangolo in due parti, quindi la parte di sopra piegata con quella di sotto, quindi piegheremo su se stessi i due lati più corti e andremo a cucire sotto, devono passare le vostre mani e le vostre braccia, appunto, nell'archetto che si crea chiudendo su se stesso, scusatemi, il rettangolo. Io naturalmente vi dirò quanti centimetri andrò a fare, tenete presente che io sono una taglia S, quindi vi dirò, secondo me, rispetto a una M, rispetto a una L, quanti giri dovete andare a fare in più rispetto a me. Però vi consiglio sempre, una volta arrivate all'altezza da me consigliata, di mettere i marcapunti, di provare prima di andare a cucire, in modo tale da vedere se avete fatto, o se vi va bene, o se avete bisogno di togliere un giro o mettere un giro in più. Quindi io comunque adesso vi faccio, continuo la mia lavorazione perché ho iniziato già il mio coprispalle e vi faccio vedere appunto come andare a piegare su se stesso il rettangolo e naturalmente vi dirò in altezza quanti centimetri sono arrivata a fare io.
Ho terminato anche il mio rettangolo, come vi ho detto era lungo circa 75 centimetri e io ho lavorato fino ad avere un'altezza di circa 25 centimetri, che vi dico già corrispondono al fatto che io ho ripetuto i motivi per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volte e poi di nuovo il primo giro. Adesso dobbiamo piegare su se stesso, mi raccomando per le taglie più grandi, mi dimentico sempre di dirlo, per le taglie più grandi io direi per una taglia M di andare a fare altri due motivi in più rispetto a me, mentre per una taglia L fate 4 motivi, taglia XL 6 motivi in più rispetto a quelli che ho fatto io. A questo punto andiamo a piegare il rettangolo su se stesso in modo da piegare quindi i lati più corti e andremo a cucire dall'esterno verso l'interno. Io andrò a cucire di circa 12 centimetri sia a destra che a sinistra. Per le taglie più grandi mi raccomando dovete tenere presente che dovete lasciare la larghezza delle vostre spalle più qualche centimetro. Io in realtà lascerò almeno, io ho di spalle se non mi ricordo male 36, comunque diciamo che arrivo ad avere una larghezza di circa 50 centimetri di apertura, in modo tale che non mi stringa comunque sulle spalle e sotto le spalle. Quindi mi raccomando, per le taglie più grandi mettete comunque dei marcapunti da dove volete cucire fino a dove dovete arrivare, misurate il rettangolo e vedete se non vi stringa o se lo sentite troppo largo spostate il marcapunti o lo fate un po' più largo, quindi regolatevi un po' di questo. Io ho notato che mettendo 6 ventagli e 6 ventagli, quindi chiudendo 6 ventagli e 6 ventagli, quindi 12 centimetri, per me la va bene. Quindi adesso andrò a cucire e una volta cucito anche questo coprispalle sarà terminato. Allora, ho finito di cucire il mio rettangolo, quindi il coprispalle e la sua maglia abbinata sono terminate.